Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Tornano le review, infatti come avevo promesso ieri mi sono prodigato subito stamattina, infatti sono ancora live sulla piattaforma Viola dove vi aspettiamo per altri test per provare questi giocatorini usciti ieri e quindi vi beccate subito il rendimento di Di Natale, Ljungberg e Dempsey. Mettetevi comodi e gustatevi queste clip. Partiamo dal centrocampista americano Dempsey, che secondo me è stata una sorpresa incredibile, perché guardate qua come si piazza bene sulle linee di passaggio e intercetta tutto quello che gli capita vicino, visto che ha anche una bella fisicità e si fa sentire. Guarda qua, doppio intervento anche qui. Se una volta che lo andate a selezionare lo portate bene vicino nel vivo dell'azione, lui c'è è presentissimo. Alle volte, se invece lo lasciate un po' più per i fatti suoi, rischia di passeggiare per il campo. Passiamo a Di Natale, che è l'elemento dolente del video, perché avete visto prima con quei micromovimenti come in realtà sembrasse non proprio super agile. Poi qui si riscatta con una skill e un tiro all'angolino con un timed sbagliato, speed boost che sembra buono ma in realtà è molto scostante, perché alle volte lo fa così esplosivo, altre volte è molto masticato. Qui invece i micromovimenti li ha fatti molto bene, però poi vedete, arriva un momento in cui un po' si perde, quando su se stesso inizia a girare, la palla gli scappa via. E questo non me lo aspetto da un giocatore con queste caratteristiche. Poi, quello che ho riscontrato è che, nonostante state vedendo queste clip di gol col sinistro, che sono con il timed, vada effettivamente a segnare, non è un sinistro molto affidabile questo gol assurdo con un timed di potenza. Ci sono stati dei momenti in cui, vedete, per esempio qua si è divorato dei gol facilissimi, un giocatore con 4 di piede debole non può assolutamente sbagliare queste occasioni. Qua vedete quello che vi dicevo sullo speed boost, un po' masticato, e qua un tiro a giro col mancino con il treat del tiro di precisione col timed verde che si stampa sulla traversa. Qua invece reverse elastico, bel gol col mancino. Stessa cosa anche qui, tacco tacco, mancino, rete. Quindi, molto, molto incostante con il piede debole. Ljungberg invece devo dire che pure mi è piaciuto, tanto da esterno. Qui un bel tiro a giro con il suo piede mancino, speed boost che trovo molto più costante di Natale, micromovimenti che bene o male sono dello stesso livello, perché infatti se vedete qua si gira discretamente bene, palla al piede, lo vedete anche nella clip successiva questa qua, però poi arriva un momento in cui la palla un po' gli scappa via e perde, diciamo, quella peculiarità di giocatori come Bejeder, che invece la tengono attaccata al piede e che hanno dei micromovimenti migliori sia di Di Natale che di Ljungberg. Allora raga, dopo aver provato questi tre giocatori, recappino. Il primo è Dempsey, che nonostante abbia delle grandi statistiche, velocità, tiro, passaggio eccetera, io ho provato da centrocampista, sia un po' più arretrato, quindi 4-4-2, 4-2-3-1, ma soprattutto questo qua secondo me è una gran mezzala. Il work rate alto normale non si fa sentire troppo in fase difensiva, perché spina nel fianco, indietreggiava bene e ve lo ritrovavate pure spesso in area di rigore a dare fastidio agli avversari. 4-4 è assolutamente una dote aggiunta, 1,85 m, c'è una bella fisicità, quindi si sente, lo vedete proprio a centrocampo che fa bene le due fasi. Poi, la sua velocità palla al piede c'è, anche con l'L2 si muove bene, è abbastanza agile, ha un buon equilibrio, reattivo, quindi reagisce bene ai micromovimenti avversari. Onestamente non ho avuto modo di testargli troppo questa finalizzazione, qualche volta mi è arrivato a tirare senza trovare però la rete. Onestamente però non è quello che io volevo da questa carta. Passaggi invece molto molto buoni, lo testimoniano anche gli assist che ha fatto. E il vero aumento sta nelle statistiche difensive. Come avete visto dalle clip precedenti, ci sono effettivamente le intercettazioni, c'è la lettura difensiva con un buon posizionamento sulle linee di passaggio, fa anche dei buoni contrasti, lo sentite proprio quando va a contrastare. Forza 90, aggressività 80, un pelino ne risente, perché se non andate a prenderlo, diciamo, manuale, non è che si attacca benissimo all'uomo. Infatti io lo straconsiglio per quanto riguarda 4-4-2 e 4-2-3-1 se siete manuali come difensori. Quindi fate tanti switch, vi andate a prendere il centrocampista, lo fate portare indietro, lo mettete sulla linea di passaggio. Se invece siete un po' più abituati a full automatici,
Questo qua è un ottimo mezzala nel rombo e nient'altro, perché onestamente ogni tanto l'ho trovato che passeggiava in mezzo al campo, quindi diciamo che per me è promossissimo, non costa neanche troppo, è probabile che possa anche calare un altro po', c'ha dei link interessanti con McKennie anche volendo, quindi io questo Dempsey gli do un bel voto, gli do un 8, 8 e mezzo, dai, mi è piaciuto. Seconda carta testata è questo Ljungberg che si è beccato dei bei upgrade. Soprattutto c'è il 5 di piede debole, 1,75 m, alto normale. L'ho pagato quasi 800.000 crediti. 2 gol e 7 assist in 8 partite sono un buon bottino. Allora, io questo qua l'ho provato sia da esterno che da seconda punta perché avevo l'illusione che potesse essere simil Bay Edder, però ci arriviamo. Velocità esplosiva, infatti lo speed boost si sente tutto quanto. Finalizza anche discretamente bene, va detto, sia con il piede forte che con il piede debole. I passaggi sono ottimi, soprattutto il corto teso che è quello che serve di più dall'esterno verso la punta a tagliare. Palla al piede, quell'agilità 90, equilibrio, eccetera, eccetera, sono un po' appesantiti da quell'81 di forza e anche da un body type non proprio snello. Quindi sì, i micromovimenti ci sono, ma non sono micromovimenti alla Bayedder, alla Eusebio, insomma, di questo tipo, sono dei micromovimenti di un livello un po' più basso, non da top assoluto. Motivo per il quale ci ricolleghiamo al discorso dell'illusione di giocarlo da seconda punta, perché da punta non è che è buono come altri giocatori. Alle volte gli date la palla, nel mentre che si gira il difensore gliel'ha tolta. Perde quella che è la sua caratteristica della velocità perché non è che l'apprezzate più di tanto. Quindi questo Ljungberg, secondo me, tra gli esterni può dire tranquillamente la sua, però appunto dovete giocarlo lì, non dovete fargli fare altro. Stesso motivo per il quale non può fare il trequartista, perché al trequartista serve quell'imprevedibilità, quella giocata che lui né con la quarta skill né con il body type che ha riesce a fare. Quindi diciamo che si becca un 7,5, considerando anche il prezzo un po' alto, secondo me sui 600-650 può essere un prezzo onesto per sto giocatore. Concludiamo con Di Natale. E qua ho tanto da dire, perché questo è ovviamente il giocatore più hypato del momento, no? 5 di skill, 4 di piede debole, quindi si è beccato l'aumento di mosse abilità. 1,70 m. Vedete lì 8 partite, 16 gol, 0 assist. Vabbè, perché si è ritrovato praticamente sempre solo a finalizzare. Ma 3 milioni e 2 il costo, prezzo di acquisto. E su quello poi ci arriviamo. Allora, diciamo innanzitutto che AS veloce è veloce. Però fa parte di quella categoria di giocatori che hanno uno speed boost non costante. Ci sono delle volte in cui si smaterializza, quindi praticamente si teletrasporta velocissimo, e altre volte invece come se gli stessero mantenendo le mutande, quindi fa fatica. Quindi questo per quanto riguarda quel 94 di velocità che non mi è sembrato così veritiero. Per quanto riguarda finalizzazione e potenza tiro, parliamone, perché 8 partite e 16 gol ovviamente sono un bel bottino. Però davanti alla porta, per una carta che costa 3 milioni e 2, quel 96 di finalizzazione secondo me è un po' fake. Cioè, non sto dicendo che non segna, però ha sbagliato dei gol che non dovrebbe sbagliare. Stessa cosa, quel 4 di piede debole un po' mi è puzzato. Mi è sembrato forse più un 3,5, perché col mancino alle volte veramente l'ha regalata. Oppure al fu fuori o al portiere, come se fosse un giocatore che col piede debole non può proprio calciare. Quindi anche qua storco un po' il naso. Poi per quanto riguarda i passaggi, vabbè, non è che ho avuto modo di apprezzarli. C'ha sì dei buoni passaggi, però non è quello per il quale compriamo questo di Natale. E arriviamo all'agilità, all'equilibrio e alla reattività. Pure lì. Cioè, io in questa squadra, come potete vedere, ho Pelé Moments, insomma, ho dei giocatori di un certo livello. E quell'agilità di sto Di Natale non è minimamente ai livelli di un Pelé, di un Bayedder. Quindi, boh. Diciamo che tutto sommato, ovviamente, è un giocatore della Madonna. In Serie A un giocatore così non c'è, perché l'unico giocatore con 5 skill che abbia pure 4 di piede debole è Ibra. Però Ibra non è agile come questo di Natale, perché poi a skillare skilla molto bene, elastico, reverse elastico, la gestisce bene la palla. Però
Però onestamente per 3 milioni e 2, cioè sono 3 milioni e 2, io non glieli do mai 3 milioni e 2 a questo di Natale. Per me questa è una carta che dovrebbe stare, ma proprio 2 milioni se vogliamo esagerare. Perché per 4 milioni e 2, quindi con un milioncino in più, vi portate a casa Puskás Moment, che è un giocatore della Madonna. Quindi diciamo che tutto sommato io a sto di Natale gli darei, considerando anche il prezzo, ma un 7, perché mi aspettavo di più. Cioè, mi aspettavo che fosse veramente una roba definitiva. Ieri avevo detto per provocazione meglio di R9, ma assolutamente no. Quindi, diciamo, buono, bene, ma non benissimo. Anche per questo video è tutto, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto di Natale, che è quello che ci aspettavamo tanto da lui e invece forse tanto non ci dà. Vi ricordo di commentare anche su quali sono i prossimi giocatori che vorreste vedere testati qui sul canale. Vi ricordo in descrizione tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Antonio Liberoschi, ciao!